difficilmente potrà recuperare. Questo quanto ha detto Dayan Uric. Ecco Joseba Belocchi, poi Santiago Botero e Roberto Eras con Lance Armstrong a controllare la corsa. Due uomini kelme, Armstrong non ha più compagni di squadra, così come non ne ha Richard Virenque. 9 chilometri, poco più all'arrivo. Eccolo qui Virenque con il 151. Pantani deve recuperare ancora qualche metro. Era nella scia ormai di Virenque. Non ci sono più scatti. L'ultimo è stato quello di Roberto Eras, che in pratica ha decretato un leggero arretramento del pirata. Uric decisamente migliorato rispetto all'altro giorno, il bel tempo, il sole lo hanno aiutato, anche perché poi sta trovando la condizione tappa dopo tappa. Anche la Vuelta l'anno scorso andò fortissimo nella seconda parte, corridore che ha pagato forse i troppi chili di qualche mese fa, si è dovuto allenare tantissimo, ha dovuto seguire un'alimentazione rigida, lo ha un po' indebolito, però essendo un grande campione, essendo un fenomeno, lo stiamo vedendo in questo momento in una salita dura, difficile come questa, è lì a scandire il passo. La grafica ci segnala 15 secondi di ritardo per Laurent Jalabert, dovrebbero essere un po' di più i secondi da recuperare per il francese. Vediamo Marco Pantani lì davanti alle motociclette dei fotografi. Pantani che ha sempre 20 metri, ma sono 20 metri difficili da recuperare. Non sì, può. Se rimane lì, per me fra un paio di chilometri deve fare lo sforzo di entrare, perché dopo c'è un fortissimo vento in faccia e quindi non può rimanere in balia al vento, perché perderebbe moltissimo. Mi auguro che lui questo lo sappia e che possa tamponare il buco al momento giusto. C'è ancora vegetazione in questo tratto del Ventoux, fra 3-4 chilometri le pietre prenderanno il posto degli alberi, ci sono delle specie addirittura polari, c'è il papavero d'Islanda. Il Mont Ventoux è stato considerato patrimonio mondiale dell'umanità da parte dell'UNESCO. Un detto della Provenza dice: non è folle chi sale sul Ventoux, è folle colui che ci ritorna. E Felice Gimondi sul Ventoux ci sono tornate tre volte, cioè la volta che ha avuto quel problema e un'altra volta estremamente triste, anche se positiva come rendimento atletico, perché passai secondo e arrivai secondo a Carpentras. Ma fu proprio in quell'occasione che a 3-4 km dalla cima, voltandomi indietro per controllare la situazione, vidi il povero Tom, il povero Simpson, a 50-60 metri da noi, ancora in bicicletta naturalmente, che cercava con tutte le sue forze di reagire e tenere duro. Seppi poi dopo, mentre stavo facendo i massaggi, purtroppo la triste notizia. E sono passati esattamente 33 anni, era il 13 luglio 1966, data della morte di Tom Simpson. Gimondi arrivò quarto sul Mont Ventoux nel 65, secondo nel 67 e ottavo nel 72. Quindi Felice, lei è sempre stato un protagonista su questa montagna, sul Monte Calvo, sul sì, gigante della Provenza. L'ottavo del Mont Ventoux, l'ultimo, l'ho scoperto solo ieri leggendo l'ordine d'arrivo. Si vede che ero arrivato talmente stanco che manco mi ricordavo di essere arrivato ancora un'altra volta al Mont Ventoux. Vinse Eddy, mi sembra, su Vandenbol. Nel 70 questo, sì, nel 72 invece vinse Thévenet. Minuto e 40, Thévenet, bravo, sì. Ecco Lance Armstrong, fase di studio questa, mancano 9 km all'arrivo. A fare l'andatura Jan Ulrich, sicuramente più brillante rispetto all'ascesa pirenaica di Lourdes Otacam. I due padroni del Tour, a dire la verità, di padroni per adesso ce n'è uno solo, ed è il signore che vedete inquadrato, Lance Armstrong, vincitore l'anno scorso della Grand Boucle con oltre 7 minuti di vantaggio su Alex Zülle, in questo momento a 4 minuti e 14 su Jan Ulrich. Ulrich, Armstrong, poi Botero, Belocchi, Eras e Virenque, leggermente più staccato Marco Pantani. Anche Virenque mi sembra abbastanza in difficoltà, vedete come abbia cominciato a dondeggiare con le spalle. Armstrong stava salendo con il 23, penso che Virenque stia salendo con un rapporto leggermente più impegnativo, il 21. Vedete le differenze di stili in questa ascesa, molto composto. Jan Ulrich difficilmente sale sui pedali, cosa che sta facendo
adesso Lance Armstrong, nessun problema per l'americano fino a questo punto. Ha sacrificato prima Tyler Hamilton e poi Kevin Livingston. Sì, ma Urich in questo momento sta correndo per il secondo posto, scusate, forse perché io dietro Pantani e allora cerco di fare il tifo per il mio, capito? Perché se fa l'andatura a tempo come sta facendo adesso, Armstrong va a nozze in una situazione come questa. O lo attaccano o conviene far lavorare lui. Probabilmente fa così perché cerca di stancarlo sul passo. Urich non è uno scalatore puro, è uno che non riesce a scattare secco come di solito riesce ad uno scalatore vero, e quindi cerca di stancarlo sul passo, anche se mi sembra che Armstrong in questo momento fatica ne stia facendo poca, perché non sembra neanche sul 21. E purtroppo il ritardo di Marco Pantani è aumentato, adesso deve recuperare più di 20 secondi. Ci sono 6 uomini a comandare questa 12ª tappa del Tour de France: Jan Urich, Lance Armstrong, Santiago Botero, Roberto Heras, Joseba Belocchi e Richard Virenque. Joseba Belocchi è uno spagnolo di Vitoria. 24 secondi in ritardo adesso di Pantani. Non ce l'ha fatta, era vicinissimo, ma non ce l'ha fatta a recuperare quei pochi metri. Comunque adesso Urich ha calato l'andatura, quindi Pantani potrebbe non perdere altri secondi a questo punto, perché vedete che Urich sta controllando la situazione, sta guardando in faccia gli avversari, cercare di capire, di vedere qualche smorfia sul viso dei propri avversari. Capigliatura leggermente più chiara per Botero, mentre Corvino, Roberto Heras sono i due corridori della Kelme Costa Blanca. Si sta comportando molto bene questa formazione spagnola invitata dagli organizzatori, non aveva diritto a prendere parte al Tour de France, ma dopo quanto fatto al Giro d'Italia LeBlanc li ha invitati e devo dire che stanno correndo piuttosto effettivamente bene. Effettivamente gli spagnoli sono sempre stati corridori di temperamento. E direi la Kelme quest'anno ha fatto un grandissimo giro, si stanno muovendo da protagonisti, sono loro che hanno fatto battaglia l'altro giorno, hanno vinto con Ochoa, come si chiama, con una tappa fantastica, con una fuga partita da lontano, e ha saputo tenere duro una reazione incredibile di Armstrong, quindi una squadra che ci voleva. Felice Gimondi ha dichiarato: Jan Urich sta correndo per il secondo posto. Come giudichi questa azione di Urich? Ormai sono 2,5 km che è lì davanti a tirare. Cerca, secondo me, di sfiancare Armstrong. L'unica arma che ha lui è questa. Se ti ricordi, anche partì sul Madeleine dopo la disfatta delle Des Alpes, quando perse la maglia gialla, quando perse 9 minuti da Pantani, partì sulla Madeleine e fece tutta la salita a tutta per cercare di sfiancare Pantani. Non ci riuscì. Lui non può fare tanti scatti, ne può fare uno, al massimo due. L'unica possibilità che ha è quella di impostare un ritmo alto e eventualmente staccare gli avversari, solo che attaccarli, soprattutto Armstrong, penso che a questo punto sia difficile. Potrebbe farlo nell'eventualità difficilissima che Armstrong vada in crisi negli ultimi 2-3 chilometri, ma non penso. Però 2 anni fa sul Col della Madeleine, ricorderai Davide, Urich era scattato in maniera secca cercando di andarsene da solo. Quest'oggi invece si è messo davanti senza scattare, cioè solamente di passo, come si dice in gergo, Gimondi. Un comportamento strano. Sì, strano, ma tieni conto sempre del fattore che questa è una montagna che fa paura. Io in macchina all'inizio, guardando in cima, vedendo questa situazione ambientale, mi sentivo teso, nervoso, come quasi quando la dovevo affrontare. Quindi è una montagna che va affrontata riflettendo e sapendosi gestire, perché altrimenti diventa pericolosa. Si vede che anche lui, sapendo un po' la storia anche di questa montagna, corre secondo una logica, ecco. E siamo ormai in vista di Le Chalet Reynard. Però ci sarà una curva a sinistra, lì ci sono tribune, solamente in quel tratto 40.000 persone ad assistere a questa 12ª tappa della Gran Boucle. Ancora Jan Urich con Lance Armstrong, uno splendido Joseba Belocchi in terza posizione, quindi Santiago Botero, Richard Virenque e Roberto Heras. Insegue a 25 secondi Marco Pantani. Urich, vedi che ogni tanto si ferma, guarda in faccia gli avversari, poi dopo riprende. Però adesso il suo passo non è più come prima, ha leggermente calato, difatti Pantani adesso è a 20 secondi. Però guarda il viso di Armstrong, non si vede la stanchezza, la fatica. Sta controllando la situazione.
Sì, decisamente. Armstrong mi sembra che lo segua con una certa tranquillità, senza dover andare a pescare alla riserva, direi quasi tranquillo. Sta controllando giustamente il tour con 4 minuti e più di vantaggio, quindi è tutta una logica dietro queste immagini. Comunque, se vogliamo analizzare un po' la condizione fisica di questi protagonisti, anche Jan Ullrich mi sembra abbastanza, cioè non dà a vedere lo sforzo, la fatica che sta profondendo in questa azione. Sì, sicuramente sta salendo molto bene, una pedalata direi non al limite neanche lui, però questo non gli serve per cercare di ribaltare la situazione. Uri può pensare, vabbè, cominciamo ad andare in porto oggi, poi ci sono altre 3-4 tappe impegnative, vedrò poi il da farsi, potrebbe essere una scelta tattica anche questa. E mancano ancora tanti chilometri al traguardo, 6 chilometri, notate questa panoramica del Mont Ventoux, il Monte Calvo, una pietraia negli ultimi 3 chilometri, e a 1,5 dal traguardo c'è la stele in memoria di Tommy Simpson, morto il 13 luglio del 67 nel corso della 14esima tappa da Marsiglia a Carpentras. Gli esperti sostennero che la dose di anfetamina assorbita da Simpson da sola non poté causarne la morte, quindi è vero che furono trovate tracce di anfetamina. Vediamo Pantani, 150 metri da recuperare, potrebbe ancora farcela il pirata. Infatti vedete, è calata l'andatura di Ullrich, però adesso addirittura si è spostato, siamo su Alerenar, la strada diventa un po' più facile, ma il vento aumenta perché adesso si è praticamente allo scoperto, diminuisce la vegetazione e andrà lentamente a togliersi, diventerà una lunga pietraia, e a questo punto Pantani potrebbe addirittura rientrare, però potrebbe scattare ancora una volta Ullrich. Adesso si è portato in coda, si stanno controllando, vedete che Armstrong comunque non perde di vista Ullrich. Notate lo spettacolo, la folla straripante su questi tornanti del Ventoux, più di 300.000 persone, più di 3.000 camper, tanti tifosi italiani. Più avanti, 500 metri più avanti, c'è il camper del Club Pantani di Borello. Borello che è un paesino, guardate intanto che sta rientrando Pantani, solamente 6 secondi. Sì, Borello è un paesino a 10 km da Cesena. Vedete, è calata proprio la velocità del gruppo ed è un bel vantaggio per Pantani, perché a questo punto il vento tante volte è contrario e stare a ruota è importante. Poi puoi immaginare anche il morale di ritornare sui primi, vedere che comunque sono lì, che non sono tanto più forti di te, e quindi secondo me oggi Pantani può fare ancora tanto. E l'aggancio è riuscito, adesso sono in 7 davanti. Pantani, Eras, Armstrong, Botero, Jan Ullrich, il padrone del tour, Lance Armstrong e José Babilocchi. E Wieronc a tirare in questo momento, 5 chilometri e mezzo alla vetta. Ce l'ha fatta Pantani, Gimondi. C'è Gimondi che sta facendo una fatica qua dietro. Devo andare a bere perché sono nervoso. No, niente, per me ha tamponato il momento giusto, perché dopo c'era il rischio tra un paio di curi di avere proprio il vento in faccia, e quindi con un forcing come prima che faceva Uri diventava estremamente pericoloso cercare di contenere poi lo svantaggio fino in cima. Un sorso d'acqua per il pirata, ancora Richard Wieronc con José Babilocchi alle sue spalle, con Santiago Botero che faceva parte della fuga iniziale, una fuga durata per 90 chilometri, dunque straordinaria prestazione quella del colombiano Botero. Pantani si mantiene in settima posizione, parte Pantani! Pantani parte detto. Con Roberto Eras, cerca di tenere la ruota del pirata. Un lungo inseguimento, di 4 chilometri, poi a 5 dall'arrivo lo scatto di Pantani, e Armstrong non risponde per adesso, era sì. È incredibile Pantani, secondo me a questo punto gli è arrivata proprio qualcosa, perché quando ho visto comunque gli avversari lì a pochi secondi, è rientrato adesso a forza, sicuramente a tutta, ma comunque ha trovato secondo me la stessa forza, la stessa determinazione della tappa di Brianzò al Giro d'Italia. Gimondi ormai è ammutolito, Pantani nuovamente lo scatto di Pantani, Eras questa volta non va a riprenderlo, si volta il pirata, vede che Armstrong non va ad inseguirlo, Marco Pantani è a 5 chilometri dalla vetta del Mont Ventoux, una rimonta straordinaria quella del pirata. 5 chilometri al traguardo, Lance Armstrong adesso in quarta posizione, Roberto Eras cerca di rispondere, anche Jan Ullrich.
se continua può davvero staccarli, Davide. È veramente fantastico, non ha commesso l'errore dell'altro giorno, ha atteso, è salito del proprio passo, ha aspettato gli ultimi 5-6 chilometri, quando ha visto che la velocità è calata, è partito, adesso trova un po' di vento contrario, però anche gli altri hanno il vento contrario. Marco Pantani, poi Santiago Botero, cerca di rientrare, Lance Armstrong, è stata un'azione bellissima, forse non decisiva, ma ha dimostrato tutto il carattere, tutta la voglia di lottare di Marco, andato in crisi a Lourdes Otacam, in quell'occasione perse ben 5 minuti negli ultimi 10 chilometri nei confronti di Armstrong. Quest'oggi non sarà così. Pantani si volta, cerca di capire dove si trovino Ulrich e Armstrong, i suoi diretti rivali, ancora un'accelerazione, stavolta Richard Virenque non risponde, quindi 6 davanti con Richard Virenque che si sta staccando. 4 chilometri, 800 metri alla vetta, vedete adesso tutte pietre qui sul Mont Ventoux, solamente degli alberi di origine polare. Arriva il momento, il tratto più difficile, qui sono finite le piante, qui diventa difficile respirare, c'è poco ossigeno, qui Armstrong andò in crisi poco più di un mese fa. Difatti Virenque era già in difficoltà nella salita più impegnativa, è andato in testa solamente per tenere il passo quando si è spostato Ulrich. Marco Pantani si volta, adesso Santiago Botero ritorna vicino al suo compagno Roberto Heras. Pantani, Ulrich, Armstrong erano loro i protagonisti della vigilia e lo sono qui sul Mont Ventoux. Fatica per Richard Virenque che cerca disperatamente di rientrare, rientra anche il francese che è un lottatore. Riparte. Ancora Pantani, vediamo, è la quarta accelerazione nel giro di un chilometro. José Babelocchi adesso. Guarda Armstrong che non so se è a tutto o se sta aspettando un eventuale contrattacco di Ulrich. Staremo a vedere, perché non ha reagito, sì, si mette alla ruota di Ulrich. Il problema è che c'è un forte vento contrario e quindi riesce a partire bene, però a ruota si sta molto meglio. Ormai siamo a poco più di 4 chilometri dalla conclusione, il forcing di Marco Pantani che ha vinto il Tour del 1998 e ha vinto alla Grand Boucle ben 6 tappe, tutte tappe di montagna. Virenque adesso nuovamente staccato dopo l'accelerazione, l'ennesima di Marco Pantani, un Pantani che si è staccato di una ventina di secondi, è rientrato a 6 chilometri dall'arrivo dopo un inseguimento di 4 chilometri, adesso è splendido protagonista qui sul Mont Ventoux, sul Monte Calvo. Si volta ancora Pantani, vuole controllare dove siano Armstrong e Ulrich. Ulrich è proprio dietro di lui e Armstrong anche. Questi è Santiago Botero e poi Roberto Heras, mentre Belocchi è in sesta posizione, arranca Richard Virenque. Vedi la differenza tra uno scalatore e un passista scalatore. Ulrich è sempre salito regolare nel tratto precedente, invece Pantani continua a scattare, continua a cambiare ritmo. Corridore di 57 kg può fare questo. Pantani adesso sta controllando un attimo la situazione, si volta anche Ulrich, si sposta a destra Santiago Botero, quindi la maglia gialla di Lance Armstrong è in terza posizione, si è fatto sfilare Pantani, potrebbe essere il momento per il quinto scatto, ne abbiamo già contati 4. Sì, potrebbe scattare di nuovo, adesso va un po' a ruota anche perché c'è il forte vento contrario. Ulrich, dal momento che non può resistere a tutti questi scatti, si è portato al comando per cercare di avere comunque un passo regolare. Armstrong continua a controllare Ulrich e potrebbe partire tra un po' Pantani. Secondo me tra un po' la strada svolta leggermente e il vento non dovrebbe essere più contrario come adesso. 3,5 km alla conclusione, Jan Ulrich con Marco Pantani e Lance Armstrong. Pantani nel 94 riuscì a distanziare Indurain di 1,5 minuti, allora c'era in fuga Eros Poli che poi arrivò da solo a Carpentras, e questo è il Monte Calvo, ciottoli bianchi e un monte calcareo, tutte pietre con delle specie vegetali rarissime, patrimonio mondiale dell'UNESCO. Un monte che ha fatto anch'esso la storia del Tour de France. C'è l'attesa adesso, c'è l'attesa perché tutti hanno paura, tutti aspettano un altro attacco di Marco Pantani. Comunque Davide, sono grandi avversari, Ulrich e Armstrong. In altre occasioni Pantani sarebbe stato da solo dopo quello che ha fatto. Però non dimentichiamo quello che ha subito. Riparte l'altro ancora, giorno felice. Psicologicamente.
Quindi io dico, se non c'è oggi, c'è sicuramente sulle Alpi. E potrebbe essere lo scatto decisivo, potrebbe essere lo scatto decisivo per questa tappa. La quinta accelerazione di Pantani a 3 chilometri dall'arrivo. Si volta il pirata. Vediamo se riescono nuovamente a rispondere Lance Armstrong e Jan Ulrich. A questo punto Davide Armstrong, visto il vantaggio che ha in classifica, ha convenienza ogni volta a tenere la ruota di Pantani o a cercare di farlo ancora sui pedali Pantani. Ma Armstrong ha 10 minuti di vantaggio su Lance Armstrong, quindi potrebbe solamente stare lì a controllare Ulrich. Se si accorgesse che Ulrich non ce la fa a rientrare, potrebbe partire lui, ma secondo me sta lì, anche perché adesso vedi si è messo in contatto col direttore sportivo per vedere eventualmente cosa fare. Pantani è solo e Santiago Botero sta cercando di riportarsi nella scia. Una prestazione straordinaria anche da parte del colombiano, che faceva parte della fuga che ha caratterizzato la prima parte della tappa. Quindi il colombiano è rimasto in fuga per più di 90 chilometri e adesso sta cercando di resistere a uno scatenato Marco Pantani. Marco Pantani con Santiago Botero, mentre Ulrich e Armstrong non rispondono. Non ce la fa neanche Botero, non ce la fa, è andato in crisi, è andato in acido. Qui ormai sì. Siamo a 1700 metri, l'aria si fa più, l'ossigeno non ce n'è più e il minimo scatto lo paghi. È lui il più grande scalatore degli ultimi 20 anni. Pantani in crisi a Lourdes Tacam, ma quest'oggi splendido. Forse è poco definirlo splendido sul Mont Ventoux. Era rimasto staccato, ha sofferto, ha cercato di andare su col proprio passo, ha raggiunto gli avversari, ha raggiunto Ulrich e Armstrong a 6 dal traguardo. Questo è lo sforzo di Botero, ma Pantani quest'oggi sta facendo grandissime cose. È veramente fantastico, non è al 100%, ha patito, ha sofferto, è andato in crisi nella tappa dell'Otacam, ma ha detto, guardi, ha visto, quando si è accorto che Ulrich non ce la fa, parte Armstrong, me l'aspettavo. Parte Lance Armstrong e Ulrich è letteralmente piantato. Capito perché correva per il secondo posto? Ha lavorato. Aveva già capito che l'altro lo schiacciava quando voleva. Adesso e Lance Armstrong è già stato fermo. Va a superare Santiago Botero e quindi nuovamente la sfida tra Pantani e Armstrong. La prima l'ha vinta Armstrong, vediamo quest'oggi al Ventoux. Non è lontano Pantani. Armstrong sta salendo come un missile, sta per raggiungere Pantani. Pantani ha scattato ben 5 volte in questi ultimi 4 chilometri ed è una sfida colossale tra Pantani e Armstrong. Vediamo se Pantani riesce a mantenere il margine, verosimilmente sarà raggiunto e poi si giocheranno questo successo di tappa all'ultimo chilometro. Pantani raggiunto dal capo del tour. Non c'è più buon feeling tra Armstrong e Pantani, adesso abbiamo visto che Armstrong si è comunque rivolto a Pantani. Armstrong l'anno scorso ci rimase un po' male quando Pantani disse che il tour l'aveva vinto perché mancavano tanti avversari. Mentre ricordo l'anno scorso Armstrong disse: io sto vincendo questo tour, ma se ci fosse Pantani lo vincerebbe lui. Quindi davvero una reverenza nei confronti di Marco Pantani da parte di Lance Armstrong. Adesso sono loro due a giocarsi questa tappa. Santiago Botero non molla, Jan Ulrich è distanziato ormai di una quindicina di secondi e siamo a 2 chilometri dall'arrivo. Qui la salita torna impegnativa, qui la salita torna al 10-12% di pendenza. Armstrong si volta, una scena simile a Lourdes Tacam quando chiedeva il cambio Armstrong, ma lì obiettivamente Pantani non aveva più energie. Quest'oggi ne ha molte di più, Pantani e Armstrong. Sì, ma non deve commettere l'errore di andare fuori giri, piuttosto è meglio che lasci andare Armstrong e sistemare un po' di cose dietro. Poi abbiamo ancora 4 giorni buoni per vedere di battere anche Armstrong per un arrivo di tappa, sto parlando. Ho notato che Armstrong quando ha raggiunto Pantani gli ha detto qualche cosa. Cosa può avergli detto? Non lo so, può averlo incoraggiato, secondo me potrebbe anche averlo incoraggiato per dire lì, Ale, vai che andiamo, che non c'è più Ulrich. Quindi verosimilmente se arrivano assieme tappa Pantani e maglia ancora più rinforzata.
Staremo a vedere. Staremo a vedere, perché Armstrong in questo tour non ha ancora vinto, però c'ha la maglia gialla e c'ha un buon vantaggio nei confronti degli avversari, anche perché questa sera il suo vantaggio sarà ancora maggiore rispetto ad Ulrich, ed era a 4 minuti. Un chilometro e sette al traguardo. Gimondi, è possibile un arrivo allo sprint? Secondo te succederà qualcosa nel finale? Ci sono gli ultimi 400 metri molto ripidi. Ma io mi auguro un arrivo allo sprint, un arrivo allo sprint che abbia una sua logica. La sua logica è quella che abbiamo avanti ancora tre tappe estremamente dure, quindi la logica è che i due si capiscono senza parlarsi, insomma, come è da tradizione in queste circostanze. C'è sempre stato grande rispetto prima dell'anno scorso tra i due. Addirittura Armstrong qualche anno fa, nel 98, voleva correre con Marco Pantani quando riprese dopo il tumore. Vicino all'osservatorio è posto il traguardo, 1,6 km. Adesso Pantani dà il cambio ad Armstrong. È una lotta fra titani quella a cui stiamo assistendo qui sul Mont Ventoux, 12ª tappa del Tour de France. Ulrich è staccato, è a 19 secondi, lo vedete in sovrimpressione, il ritardo del tedesco. Lance Armstrong anche quest'oggi brillantissimo. Comunque c'è accordo tra i due, vedi che comunque Pantani è passato al comando, adesso è ritornato Armstrong al comando, e la logica, come ha detto Felice, dovrebbe essere vittoria Pantani e maglia gialla, sempre più gialla per Lance Armstrong. 1,5 km, Armstrong e Pantani. Ci auguravamo un arrivo in solitario dopo quello scatto ai tre dal traguardo, ma anche quest'oggi Armstrong, con un'accelerazione eccezionale, è riuscito a riportarsi sul pirata. Parte Armstrong, attenzione, Pantani. Parte Armstrong. Fa bene a farlo andare a questo punto qua, non deve andare fuori giri Marco, sarebbe troppo rischioso per lui. A questo punto qua va bene, Armstrong è più forte, ok, lasciamolo andare oggi, poi io credo che questa differenza andrà sempre più appiattendosi. Ma non lo lascia andare, non vuol mollare a costo di andare fuori giri. No. Manca un chilometro e Pantani si è riportato sotto. Marco in queste occasioni riesce a dare tutto, anche di più, è uno che riesce a sopportare il male, la fatica, il mal di gambe, il fiatone, riesce a sopportare tutto quando vede il traguardo lì prima di tutti gli altri. Una battuta di Pantani dopo la tappa di Lourdes Takam ha detto: ma questo Armstrong è figlio di quello che andò sulla luna? Da tanto grande era la superiorità dimostrata a Lourdes, mentre quest'oggi stanno correndo sullo stesso livello Armstrong e Pantani. Armstrong naturalmente in classifica generale ha un margine considerevole, oltre 10 minuti di vantaggio. L'obiettivo per l'americano era quello di acquisire ancora secondi su Jan Ulrich, l'obiettivo è raggiunto, ma a Pantani a ruota. Un Pantani che ha avuto un momento difficile, due momenti difficili in questa salita, ed è riuscito a superarli con grande forza, con grande volontà. Ma direi anche due momenti di intelligenza tattica che è stata quella di non andare fuori giri, perché questa è una montagna micidiale che se sbagli avrebbe pagato caro prezzo. Personalmente sono già molto soddisfatto di quello che sta avvenendo, sia che vinca che non vinca la tappa. Voi non pensate che stia bluffando, è la verità, perché abbiamo davanti ancora le Alpi. Pochi si aspettavano comunque un Pantani come quello di oggi. Come quello di oggi no, però io ero convinto che lui avrebbe risposto, era troppo motivato, era troppo concentrato, è venuto qui, ha lavorato bene, quindi c'era da aspettarsi comunque un uomo che sa difendersi. Telecamere fisse per immortalare le gesta di questi due campioni del ciclismo, Lance Armstrong e Marco Pantani. Marco Pantani a caccia della sua settima vittoria di tappa al Tour de France. Notate lo spettacolo, la folla presente su queste strade della Provenza, dai piedi del Ventoux fino alla vetta, 1.909 metri. Pantani sta soffrendo, per lui uno sforzo immane. Ricordiamo che è rimasto lontano dalle gare per quasi un anno e si è presentato al Tour con 23 giorni di gara, dopo aver faticato moltissimo al Giro d'Italia e dopo essere stato protagonista nella tappa di Brianson aiutando Stefano Garzelli. Siamo in vista del traguardo, non ci sono i cartelli, non c'è l'ultimo chilometro per il forte vento. Armstrong e Pantani si stanno giocando questo successo sul Mont Ventoux.
Urric all'ultimo rilevamento aveva 30 secondi di ritardo, forse perderà ancora qualcosa il tedesco, quindi il vantaggio di Armstrong in classifica potrebbe arrivare a 5 minuti. Siamo alla curva conclusiva, Armstrong e Pantani. Pantani cerca di superare Armstrong, sono appaiati in questo momento e Armstrong, da grande campione, lascia tagliare il traguardo a Marco Pantani. Bello. E vai Marco, troppo e vai. Bello. È tornato Pantani, primo sul Mont Ventoux. Vediamo chi arriva terzo, dovrebbe essere José Babelocchi, spagnolo della Festina. Il ritardo è intorno ai 20 secondi in questo momento, a 24 secondi Belocchi e a 28 secondi Jan Urric. È tornato il pirata, si era imposto nel 95 all'Alpe d'Huez a Gouzenech, nel 97 ancora all'Alpe d'Huez e poi a Morzine, e nel 98 il Giro del Trionfo a Plateau des Bays e a Deux Alpes. Quest'oggi al Mont Ventoux arriva Santiago Botero 45 secondi più tardi di Pantani, poi Roberto Heras, più di un minuto di ritardo per Richard Virenque. Che tappa, Davide? È stata fantastica. Pantani ha corso, non ha sbagliato nulla. Sotto l'impulso degli uomini del West Postal, poi di Ulrich, si è staccato, ha perso 20-25 secondi, ma non si è dato per vinto, e quando ha visto gli avversari lì è riuscito a riportarsi sotto, e lì gli si è moltiplicata la forza, la determinazione, il coraggio, è partito ed ha vinto meritatamente. Comunque... Bravissimo anche Mansebo, il giovane che veste la maglia bianca della Banesto, poi è arrivato anche Manuel Beltran. Arriva Van de Wever, il belga della Lotto. Siamo quasi ai limiti dei due minuti. Arriva anche Laurent Jalabert, perse 8 minuti ad Otakam. Quest'oggi si è difeso meglio il francese. Sono arrivati comunque stremati. Io ho avuto l'impressione che sia Armstrong che Pantani siano arrivati stremati, forse qualche energia in più per Armstrong, che non ha nemmeno tentato lo sprint, però Pantani per quel sorpasso nel finale non ha avuto il tempo nemmeno di alzare le braccia. Arriva Daniele Nardello, bravissimo ancora una volta il corridore di Varese, vincitore quest'anno del trofeo Laiguella. Arriva anche Daniele Atienza della Saeco. Una tappa memorabile, sta per tagliare il traguardo anche Conti, splendido gregario di Casagrande al Giro d'Italia. Fernando Escartin quest'oggi debacle per lo scalatore spagnolo. Arriva anche Alex Zulle, un ritardo che si aggira sui 3 minuti. Là in fondo Leonardo Piepoli. La Banesto è proprio sparita. Hanno fatto il tempo, hanno tirato fino all'imbocco della salita, poi prima Zulle e poi Jimenez sono letteralmente crollati, non ho capito questa tattica. Vediamo la maglia a pois di Xavier Ochoa, bravo Conti, 3 minuti e 12 in ritardo, Xavier Ochoa con Eppner, poi sta arrivando anche Leonardo Piepoli, il trullo volante. Lo scalatore pugliese che milita nella formazione spagnola Banesto. Ma quest'oggi è il giorno di Marco Pantani, tornato al successo dopo oltre un anno e in una tappa storica, una tappa significativa, il Mont Ventoux. È la 7ª vittoria per Marco Pantani al Tour, aveva già vinto 2 tappe nel 95 e poi ne aveva vinte altre 2 nel 98 e... altre 2 nel 97. Vediamo Laurent Dufaux, un Dufaux in crisi ad Otakam quando giunse con 27 minuti di ritardo. Vediamo sulla destra Peter Luttenberger, austriaco della Once. Luttenberger era quinto in graduatoria generale, una posizione che naturalmente perderà. Arriva anche Christophe Moreau.
il ritardo superiore ai 4 minuti per questo gruppetto. È molto bravo Trentin, il giovane Trentin della Vini Caldirola Sidermec, anche quest'oggi ha limitato i danni ma soprattutto ha corso con uomini di classifica. Primo Marco Pantani, tempo 4 ore 15 minuti 11 secondi, una media di 35 orari. Rivediamo quello che non si può nemmeno definire uno sprint, lo sforzo di Pantani stremato sul Mont Ventoux dopo due recuperi straordinari, e Armstrong che si lascia superare. Sarebbe stato comunque incerto anche se si fosse trattato di uno sprint alla morte, perché sia Pantani che Armstrong sono veloci, e poi dopo 149 chilometri bisognava vedere chi aveva ancora più energia in corpo. Ma io penso che comunque Armstrong abbia corso alla grande. Ha marcato Ulrich, che riteneva questa mattina il corridore più pericoloso. Gli è stato a ruota. Quando ha visto che Ulrich non ce la faceva più, è scattato, è partito e è andato all'inseguimento di Pantani. Lo ha raggiunto. Ma in quei 500-600 metri è andato fortissimo. Ha speso comunque anche lui qualche cosa, anzi più di qualche cosa. È riuscito a raggiungere Pantani. Sono andati via di comune accordo e alla fine probabilmente non ha fatto la volata. E questo dimostra la grande classe di questo corridore, ma è anche abbastanza normale. Di solito chi ha la maglia non fa la volata per una vittoria di tappa. Anche Pantani due anni fa arrivò con Ulrich e arrivò secondo. Ma la cosa più importante comunque è che oggi Pantani è ritornato. L'ultima sua vittoria era quella di Madonna di Campiglio il 4 giugno e dopo due anni è riuscito a vincere al Tour de France. Noi possiamo tenere la linea fino alle 16:33, stanno arrivando altri atleti. Vediamo Jon Odriozola, poi altri due corridori della Kelme. Vediamo Jens Voigt. Poi sta recuperando anche Miguel Angel Peña. Sulla destra Boger. Distacco di 6 minuti e 44. Facciamo un rapido calcolo su quante posizioni ha recuperato Pantani. Pantani questa mattina era 24esimo e sarà tra i primi 15 della classifica generale. Qui c'è tutto Pantani, il pirata che sulle montagne vuole essere protagonista. Per lui arrivare indietro è uno smacco incredibile. Non l'abbiamo visto abbattuto comunque dopo la debacle di Lourdes Otacam, e quest'oggi ha dimostrato di essere tornato lo scalatore più forte, con Lance Armstrong che ha rafforzato ulteriormente il proprio primato in classifica. Questi è Nico Mattan, che faceva parte della fuga, ed ecco arriva Hamilton, che ha lavorato molto per Armstrong, poi Anthony Morin, e qui siamo sul gigante della Provenza. Classifica generale, Ulrich a 4,55, primo naturalmente Armstrong, poi Belocchi a 5,52, Moreau 6,53, settimo Beltran, lo spagnolo della Mapei 7,25, sesto Vironca 8,28, settimo lo spagnolo Eras a 8,33, ottavo il giovane Mansebo a 9,42, nono Ochoa a 9,46, decimo Luttenberger. E come ci diceva Davide Cassani, dovrebbe essere intorno alla 12esima posizione, dovrebbe essere circa. Aveva un ritardo di 10 minuti e 34, ha guadagnato 8 secondi su Armstrong per gli abbuoni, e quindi Lance Armstrong tutto solo è andato a riprendere un Pantani scatenato ai 2 chilometri dall'arrivo. Siamo nel dipartimento della Vaucluse, una tappa che si è svolta in Provenza e sulle Alpi della Costa Azzurra, le cosiddette Alpi meridionali. Qui c'è una stazione televisiva, l'osservatorio, costruito nel 1885, e questa è una premiazione che aspettavamo da più di un anno. Pantani, dopo i successi al Giro d'Italia con epilogo purtroppo triste,
è tornato al successo e c'è tornato sul Mont Ventoux. Ora Pantani ha un ritardo di 10 minuti e 26 secondi nei confronti di Armstrong, però Ulrich ha un ritardo di 4,50 circa, quindi è a circa 5 minuti da Ulrich, ma avete visto dal secondo al decimo la classifica non è lunghissima perché il decimo ha 10 minuti. Ed è arrivato Olano a 10 minuti circa. Quindi Olano precipita in graduatoria generale. Dopo Charlie Gaul nel 1958, dopo Poulidor nel 65, dopo l'immenso Eddie Merckx nel 70, dopo Jean-François Bernard, detto Jeff, nell'87, qui sul Mont Ventoux trionfa Marco Pantani. Sono i due corridori più rappresentativi al mondo. Possiamo inserire Jan Ullrich, se lo merita, il tedesco, campione del mondo a cronometro, ha vinto un tour, ha vinto una vuelta, però c'è sempre il solito.